L'amore è eterno finché dura. Roma è eterna finché dura. Non manco per niente. Roma e amore, parallele a formare questo binario, saranno eterne finché c'è fantasia. Nell'amore ci vuole fantasia, altrimenti dopo 2 giorni il rapporto diventa un bacetto, un pollo riscaldato che pare una mummia, una puntata dei Cesaroni, ragazzi, eh. A Roma invece la fantasia non manca mai. Al mercato, ai poste, sul raccordo, sulla tangenziale, sull'autobus. L'autobus è diventato un pretesto a Roma per non andare in palestra, ragazzi. Uno così per prenderlo. L'autista non è un eroe. L'impiegato delle poste con 7 metri di fila che si alza, vedi? Mi dai un attimo il cambio che me vado a prendere in secondo un caffè. È un eroe! Il meccanico che gli dici: mi scusi, mi dà una controllata al volo la macchina che devo andare a lavorare, sono rimasto un attimo per strada. E squilla il telefono, si mette là mezz'ora, oh. È un eroe! Immaginate il raccordo anulare completamente libero. Che raccordo anulare è? Senza nessuno che ci passa verso le 6 del pomeriggio. Si distruggerebbero tutte quelle dinamiche che caratterizzano lo stato bellissimo e la bellezza di Roma. I lavoratori arriverebbero puntuali al lavoro. Quelli che vanno a scuola arriverebbero puntuali a scuola. E invece no. Roma ha un algoritmo tutto suo e gli eroi che ci vivono sono artisti, commesse artisti, operai artisti, muratori artisti, venditori ambulanti artisti, gente che pulisce i finestrini al semaforo artisti, autisti. Il compleanno di Roma non è altro che la festa di tutti noi, è il compleanno di ogni singolo eroe che vive la quotidianità a Roma, dei passanti, dei passeggeri. Roma si disegna da sola e gli artisti la rendono eterna.